territorio in cui le aziende stanno fuggendo, un po' Slovenia, un po' Carienza, e di questi ultimi giorni addirittura l'offerta dal Sud Tirol per andare appunto nei loro territori a impiantare aziende, in quanto hanno IRAP azzerato e un sacco di sovvenzioni. Com'è possibile essere stritolati così? E diciamo che è una battaglia fondamentale più che urgente. Se noi non riusciremo a dare risposte alle nostre piccole e medie imprese proprio sul lato della tassazione, noi non riusciremo a competere con, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, con le altre aziende, perché il livello di tassazione in Italia ormai raggiunge, in determinati casi supera il 60% tra imposte dirette e indirette, e noi non possiamo più permettere questo, perché una volta che avremo distrutto il tessuto economico-sociale del nostro Veneto, della Lombardia, del Piemonte, non riusciremo più a riprenderci da questo punto di vista, e quindi di conseguenza si innesca un sistema che ci porterà a una povertà assoluta non solo delle aziende ma anche a tutti coloro che lavorano presso queste aziende o all'indotto stesso. Paradossalmente anche l'aspetto pubblico subirà delle ripercussioni, perché non ci sarà più nessuno che purtroppo paga le tasse, quindi se la gente non paga le tasse di conseguenza non ci sarà uno Stato che ritorna servizi al cittadino. Le nostre aziende come si stanno difendendo? Si difendono scappando in Trentino, che ha un regime fiscale differente, in Trentino e Alto Adige, le due province autonome, oppure in Carinzia, che vengono qui a prendersi gli imprenditori promettendo loro tassazioni al 35%, promettendo zone assolutamente dedicate, quindi una logistica dedicata a loro, servizi e soprattutto poca burocrazia. Ecco, questi sono i cavalli di battaglia che loro spendono e sono le cose che noi dovremmo fare per trattenere qui le nostre aziende. Questo lo possiamo fare soltanto se, ripeto, le tre regioni si mettono assieme e alzano la propria voce nei confronti dello Stato centrale e chiedono il trattenimento delle risorse a livello locale. Ecco, da qui nasce l'idea della proposta politica della Lega di trattenere il 75% delle risorse sul territorio. No, intanto è possibile, perché purtroppo non si è fatto all'inizio, 10 anni fa, una politica di dazi che esiste in tutti gli altri paesi del mondo. Gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone si sono difesi attraverso questo strumento, la comunità europea non l'ha fatto e adesso ne paghiamo le conseguenze. Perché? Perché in Europa comandano lobby e di grossi anche gruppi di imprenditori ad alto livello, che hanno visto più un vantaggio a trasferire la produzione all'estero, in Cina, nell'est europeo, piuttosto che salvaguardare i posti di lavoro nei nostri territori. Hanno prevalso quelle logiche a discapito delle nostre comunità. La Lega è stata inascoltata e non aveva la forza per attuare queste riforme. Secondo aspetto, legato a quello che sta accadendo, è che non siamo riusciti efficacemente a difendere il nord in questi anni, un po' per nostre sicuramente mancanze come classe dirigente della Lega, però ricordiamoci che noi purtroppo non abbiamo mai raggiunto nei nostri territori quel 50% di consensi che ci avrebbe permesso di andare a Roma non a chiedere o a elemosinare il federalismo, ma a pretenderlo in nome di una rappresentanza ampia, che ad esempio partiti nel Trentino Alto Adige hanno raggiunto in passato, e quindi gli hanno permesso di conquistare la loro autonomia, la loro libertà. Se fallisce la Lega Nord e se la Lega non ottiene consenso, sarà il fallimento del Nord, del suo sistema produttivo e di una sofferenza sociale che ormai credo non abbia più limiti. L'Alto Adige è ovviamente parte della situazione di privilegio. Il 90% delle tasse che si trattiene in qualche modo gli consente di poter fare politiche sul territorio attente, mirate, con obiettivi chiari. Noi in Veneto questo non lo possiamo fare, stiamo subendo una situazione che oggi è diventata praticamente insopportabile. Prova ne è che pro capite il Veneto è colui che in qualche modo incassa meno da Roma, differentemente dall'Alto Tesino o dall'abitante del Trentino Alto Adige, che incassa molto ma molto di più. Questo è fortemente preoccupante. Preoccupante perché nel frattempo che le politiche del governo, che tendevano comunque a dare maggiori benefici grazie a introiti maggiori che poi avrebbero dovuto essere redistribuiti, e se vediamo che nel caso della benzina, tra gli aumenti della benzina, aumenti di vario genere, ci siamo trovati che gli italiani hanno corso molto meno in macchina, hanno utilizzato molto meno gli automezzi, alla fine il sperato rientro dagli aumenti non c'è stato, alla fine vi è stato un tornaconto negativo, cioè praticamente nel bilancio
gli aumenti sono stati completamente vanificati dal mancanza di utilizzo dei mezzi. Credo che la Lega da questo punto di vista è il partito che più di altri ha a cuore le stazioni del Veneto, così della Lombardia che degli abitanti del nord. E proprio grazie a quella proposta che ritorno a bomba su quella proposta del 75% delle tasse minimo, o piuttosto che Maroni nel momento in cui dice vediamo di copiare papale lo statuto della regione Sicilia, per quale motivo lo dice? Perché tutto sommato le risorse rimangono al nord. Allora soltanto grazie a una buona iniezione di denaro, a una buona iniezione di fiducia riusciremo a rilanciare il nostro nord. Quindi i soldi non servono per divertirci, servono essenzialmente per dare da mangiare alle nostre famiglie e mettere gli imprenditori in condizioni di poter lavorare serenamente.